io sono napoletano, no, proprio profondamente napoletano, e in più nel mio sangue c'è una traccia calabrese, una traccia pugliese, quindi come dire, come dicevi tu prima, scherzavo. Questa appropriarsi della napoletanità. Questa appropriarsi della napoletanità. Beh, sono proprio nato a Napoli, quindi sono profondamente napoletano. E la napoletanità per me è quella di Viviani, e quindi quella dura del dialetto senza vocali, quello proprio incomprensibile, tostissimo, schiettamente popolare. E come dire, mi scoccia un po' la Napoli faconda di De Filippo, che invece è, come dire, quella Napoli della borghesia, così, del caffè, del professore, cioè di quelle cose lì che mi sembrano meno... Mi piace la Napoli di Marotta, drammatica, dell'oro di Napoli, appunto, e quella di Viviani, dell'oro di Napoli e la Napoli di Viviani. Quella di De Filippo è sicuramente spettacolare, ma è... come dire, troppo rappresentativa, rappresentazione, troppo, troppa rappresentazione, troppo, cioè, come dire, alla fine dopo quella roba ti devi fare una doccia. Napoli non ha mezze misure, cioè è battuta da una luce incessante, mediterranea, vive in questa condizione di degrado e di, come dire, è una nobile signora sfatta per molte cose, e per cui capisci, anche grottesca e surreale. Mi piace perché come una che si è messa dei vestiti pazzeschi, però c'ha le rughe, la cellulite, è un po' vecchia, ma è lì che continua a prenderti con questa specie, a combattere. Battere e a prenderti con una lascivia incredibile, che in certi momenti è incredibile dal punto di vista dello stimolo creativo.